Ok, ho messo il telefono in carica, vediamo un po' se dura la batteria, spero di sì. E poi passiamo alla mia collezione di Dragon Ball, continuiamo per quanto riguarda Xbox One. Io direi di cominciare prima di tutto, sì, cominciamo questo qui, anche se non è proprio interamente Dragon Ball, ma riprende un po' vari cartoni animati, anime giapponesi. Quindi di vari eroi, dove troviamo Goku per Dragon Ball, Naruto, Cappello Matto lì per quanto riguarda One Piece, ed è Jump Force, che anche questo qui dovevo iniziare, già avevo cominciato un po' a portarlo, dovevo iniziare a portarlo sul canale YouTube. E nel gioco abbiamo molti personaggi per quanto riguarda Yu-Gi-Oh, Kenny il Guerriero, c'è anche Pegasus, dei Cavalieri dello Zodiaco, ci sono vari personaggi dei vari anime, manga giapponesi. Lì abbiamo una storia che stiamo combattendo contro tutti i cattivi, contro tutti quanti i cattivi, dove c'è anche il malefico Freezer. Poi continuiamo con questo, è molto veramente bello, questo qui l'ha studiato Akira Toriyama, l'ha studiato e ha creato anche il personaggio femminile qui Akira Toriyama, e il gioco è Dragon Ball Fighter. È una trama molto, molto particolare, questo c'è la differenza di altre trame di Dragon Ball. Akira Toriyama ha creato lei, l'ha interamente disegnata, tutto quanto, il personaggio della cattiva, eccolo qui. Gioco bellissimo, anche questi andranno sul canale YouTube, tutti i Dragon Ball, guardare la memoria di Akira Toriyama. Poi passiamo al continuo di Xenoverse 2 completo, di questo qui trovate tutta la saga, la storia, la modalità storia e anche qualche speciale completo su il mio canale YouTube, dove adesso stanno uscendo anche gli aggiornamenti di DLC con una nuova storia e niente, però non so se usciranno per la versione Xbox One o solamente per la versione Xbox S, Xbox One X e per PlayStation 5. Non lo so, vedremo se usciranno anche per questa versione. Ovviamente, no, più DLC di questo me ne mancava di prenderne solamente uno e concludere tutti i DLC. Dragon Ball Xenoverse 2. E poi, che ancora devo cominciare, questo gioco anche lo volevo moltissimo, perché racconta tutta la storia di Goku, partendo, beh no, con il DLC, tutta veramente la storia di Goku, perché è uscito il DLC di questo gioco, e c'è anche lo famosissimo scontro, proprio del primo episodio della saga anime, che abbiamo visto tutti quanti, di Dragon Ball Z, lo scontro, anzi no, il finale della saga, una vecchia quando Goku era bambino, quando poi si sposa con chi viene l'ultimo torneo di arti marziali e fa lo scontro contro Piccolo, contro il Junior, dottore, chiaro, più italiano, il mago Piccolo, ed è Dragon Ball Kakarot. Eccolo qui, io ne ho due io di questo qui. E non me lo tolgo, mi tengo tutto e due. Dragon Ball Kakarot. Ci sono vari DLC di questo tipo, giustamente mortali, loro sono pure cari arrabbiati, i DLC, però ormai che te regalano niente, pure quando paga poco, i DLC di questi sono pure bei DLC, c'è cioè persino la storia di Trunks del futuro, trovato però no, li devi acquistare a parte. E questi erano i giochi di Dragon Ball per quanto riguarda Xbox One della mia collezione privata. E io direi di andare sì, andiamo con questo. Andiamo, ultimamente ho acquistato questo gioco perché è introvabile. Questo gioco,
alcuni giochi sono in inglese, altri in italiano, ed è una collection di rare replay di 30 giochi unici in una raccolta epica. Eccolo qui, rare replay, che sono molti giochi rari, veramente rari, raccolti qui. E questo gioco, diciamo che è veramente introvabile, se si trova te lo fanno pagare, te lo fanno. Io ho avuto una grande fortuna per trovarlo e l'ho pagato veramente poco e me lo tengo stretto, questo è il gioco, perché fa parte dei giochi collezionabili. Poi un'altra serie che poi ho già, allora aspetto a mostrarvi questo qui aspetto e anche questo aspetto un altro gioco lì proprio dei giochi non l'ho presentato prima, vi mostro questo qui, Mortal Kombat XL, versione completa con tutti i DLC, tutti i personaggi completi di DLC per il gioco, e sono questi qui, dove c'è anche il mitico Jason Voorhees, poi c'è Alien, c'è Predator, c'è Leatherface, c'è dei film horror classici. Il gioco originale era Mortal Kombat X, questa era un DLC uscito direttamente del gioco. L'ho già cominciato a giocare con i panni di mitico Jason Voorhees e grafica molto molto bella, gioco violentissimo, sanguinamente, anche un po' difficile forse, perché ci devo prendere la mano per fare le fatality, ci devo prendere la mano per fare. Ma il gioco è veramente bello, vale veramente la pena, anche per gli appassionati di minoro, perché la successo è la modalità delle torri, come un po' brusini qui, i tre dell'operazione drago, quando devono attraversare e affrontare tutti quelli per un livello della torre. E poi passiamo a un altro gioco, sempre della serie Call of Duty, è l'Infinite Warfare, dove abbiamo il remastered di Call of Duty Modern Warfare 1, non 2, 1, che andò a giocare appena avrò terminato Call of Duty Modern Warfare 1, perché io ho terminato, devo solamente terminare di giocare quello lì, ed è l'altra, ci troviamo in un futuro, vediamo la storia, questa volta dalla era del nostro tempo, si va nel futuro, nello spazio a combattere. C'è anche la modalità zombie, che purtroppo è solamente online ed ho rosicato, non avendo il Game Pass non posso giocare online, non posso giocare, e mi dispiace veramente, perché la modalità zombie era fighetta, era fighetta, e questi qua erano altri giochini della Xbox One per quanto riguarda la mia collezione privata. Poi andiamo con quest'altro, e sono fiero di presentarvi la serie completa, perché ho acquistato anche dal Microsoft Store i due giochi che mi mancavano, il primo e il 3, logicamente, ed è tutta la saga di Halo, che attualmente Netflix sta presentando la serie televisiva, ma io vi dico che ci sono anche due film della saga di Halo e una serie televisiva fatta prima di questa, insomma, che Netflix sta facendo. Questa è tutta l'intera saga di Halo, completamente in italiano e rimasterizzata con spettacolare miramento, molto 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 bello, solo su Xbox One. E poi invece hanno fatto, se l'acquistavi, anche per quanto riguarda serie S e serie X, e se l'acquistavi per serie S e serie X, Halo 1 e Halo 3 erano già completamente completi, di acquistare, a parte mi mancavano solo quei due, però l'ho pagato pochissimo, scaricati arrivati nel cloud dell'Xbox One. Poi tanto è, per continuare c'è
Halo 5 Guardians, che qui c'è la versione, mi pare, diciamo che non la chiamerei demo, però appunto dovrebbe essere una demo, e questa invece è la versione ultima e proprio di Halo 5 The Guardians. Eccolo qui, completamente in italiano. Dialo di volevo e sono riuscito ad ottenermi. Giochi stupendi. E poi, per non farsi mancare, collezionabile, perché questo è veramente un collezionabile, è il gioco introvabile. A dicembre del 2023 hanno chiuso definitivamente gli acquisti di questo gioco, sia su PS Store sia su Game Pass, sul Microsoft Store non si trova più. Insomma, io consiglio a chi ce l'ha di tenersi lo stretto, perché tutti i giochi di server per giocare online sono chiusi già da tempo, si può giocare solamente nella modalità offline. Però un ragazzo su YouTube mi ha scritto che ultimamente lui ci ha provato a giocare e gli dava il lucchetto, gli dava. Io non lo so, perché ho pubblicato qualche video per mostrarvi la cattiveria di Jason, ecco, già vi ho spoilerato il gioco qual è, vabbè, ve lo faccio vedere, il venerdì 13, Friday 13, The Game, e Ultimate Slasher Edition, perché ci sono tutti i vari DLC del gioco, ci sono, più i poster, l'abbigliamento, i costumi, tutti i pacchetti omicidio, insomma, botto di roba, che sa. E ho pubblicato 7 video, attualmente sono pubblicati sul mio canale YouTube di questo gioco qui, dove noi nella modalità offline che siamo il terrificante Jason Willis e andiamo a uccidere i piccoli campeggiatori che vengono nel Crystal Lake. Nel gioco non è solamente nel Crystal Lake, ma ci sono anche la casa di Tommy, insomma, per gli appassionati dei film che conoscono la storia lo troveranno molto molto interessante. Purtroppo, come dicevo, questo ragazzo su YouTube mi ha detto che lui ha scritto che lui ci ha provato a giocare ultimamente, ma gli dava il lucchetto. Io gli ho risposto: guarda, io da un po' che non lo provo, che non ci gioco, però appena mi collego l'Xbox One lo provo subito e vi faccio sapere, anche perché mi piacerebbe che non ci si possa giocare, però me lo tengo perché è un qualcosa di veramente figo. Spero che i produttori, perché danno pure interrompere questo gioco e anche più di serve, perché uno sceneggiatore, mi pare un costumista del primo film di Venerdì 13, il primo film o il secondo film dove compare per la prima volta Jason, ha fatto causa ai creatori di questo gioco. Loro hanno vinto la causa, però la causa è durata anni e loro hanno dovuto chiudere i server e hanno dovuto interrompere le vendite del gioco. Bella fregatura. Dopo però, che so, durata anni, hanno vinto anche la causa, non era mai inutile che i server e rimettere in pubblicazione il gioco. Io spero che i creatori di questo gioco ne facciano un altro. Io ho aggiornato, dove c'è anche la versione finale di Jason Willis in versione Terminator, nella versione Cyborg, quella che abbiamo visto di Jason nello spazio, e mi pare che c'è anche la versione, mi pare che c'è la versione di Jason contro Freddy, mi pare che c'è quella, mi pare, non mi ricordo. Comunque la versione, quella di Jason nello spazio, la versione Cyborg, era inclusa solamente se acquistavi il gioco nel One Day, acquistavi. Purtroppo nel DLC non l'hanno inserito, però lì, quello lì era veramente figo, da avere il Jason pure segnale stabile, era immortale veramente quello lì. Comunque Friday 13 The Game. E poi un altro bel per gli amanti dei gialli, dei thriller e anche un po' di fantasmi, un po' alla Ghost Whisperer, abbiamo Murderate, Soul Suspect, che è un gioco dove il nostro investigatore privato
viene ucciso e la polizia e lui, il suo fantasma, si ritrovano a risolvere l'omicidio. Ci sono indizi, parecchie cose, fantasmi che ti aiuteranno, diciamo un po' una sorta di ghost, lo possiamo tranquillamente definire una sorta di ghost poliziesco, un ghost poliziesco, e questo qui è molto molto figo. Poi per tornare su un altro gioco che abbiamo visto della Xbox 360, Rage, quello post apocalittico stile Mad Max, quando l'ho visto mi sono vicino di gioco. Eccolo qui, Rage 2, il continuo, i produttori hanno visto la situazione primo come non fare il 2 di questo gioco, spettacolare, completamente in italiano anche questo, e niente, questo gioco sarà veramente una picca, perché io ho visto quello del 360, che è rimasto veramente stupefatto, sia come storia, come ambientazione del gioco, come mappa, tutto quanto spettacolare. Poi torniamo su Far Cry Limited Edition Far Cry 4, il nostro cacciatore basato in Nepal, e questo qui il gioco devo dire che mi ha entusiasmato molto, lo giocherò e lo pubblicherò con il tema, anche questo qui completamente in italiano. Niente. E poi passiamo a una saga che mi manca di acquistare solamente il terzo gioco per concludere la saga, e qui parliamo di hackers, di computer, tutto quanto tecnologia informatica, e abbiamo il primo Watch Dogs, Cybercrime proprio a tutti gli effetti. Questa è una special edition dentro il complotto. Questo, il primo, è molto più investigativo, completamente in italiano anche questo tipo di gioco, e niente, qui sei il hacker che dovrà investigare tutte le cose, svuotare conti bancari, quello lì. E poi abbiamo il suo continuo, Watch Dogs 2, più action del primo, più action, qui si va un po' sull'action del gioco, e questo non lo so se è un po' sì, mi vogliamo anche questo, ok, completamente italiano. E dovrei collaborare insieme con altri personaggi loschi per vendicare gli, vabbè, non mi dico neanche, dai, per vendicare, perché questo continua nel primo. Poi il mio ultimo acquisto più di recente che ho fatto su Vinted era di un gioco che volevo veramente tanto, non poteva mancare un gioco sull'antica Roma stile Gladiator, il gladiatore, e questo qui, Rise Son of Rome, dove noi vestiamo i panni di generale romano, anzi ripercorriamo tutta la storia di questo generale romano che dovrà salvare l'invasione barbara Roma, l'imperatore Nerone. Io ho fatto anche la modalità per trovarlo, questa qui arena gladiatore, la modalità gladiatore è una cosa veramente spettacolare veramente. Questo gioco anche completamente in italiano, è completamente in italiano, anche se qui le scritte sono in inglese, ma completamente in italiano, infatti sì, è completamente in italiano. Ed è una cosa veramente bellissima, la grafica del gioco e la ricostruzione di Roma, del Colosseo, il pubblico, morituram te salutam, è veramente veramente una cosa bellissima, Signs of Rome. Gioco che quando uscì purtroppo non ebbe benissimo successo, ma se oggi sarebbe uscito oggi
secondo me avrebbe sbancato, quindi sarebbe stato scritto il gioco dell'anno, veramente, sarebbe stato scritto, e lo consiglio. Ripescatelo questo gioco perché ne vale veramente la pena questo gioco. Saints of Rome, gioco bellissimo. Poi passiamo agli unici due Assassin's Creed che ho per Xbox One, sto cercando piano piano anche di recuperare gli altri, però non vado di fretta a recuperarli perché mi piace avere la collezione completa, però non vado con calma per recuperarli. E Assassin's Creed Syndicate Special Edition, dove ci troviamo a Londra settecentesca, tutto quanto, dove ci sono le sigle, per i primi, io non mi pare di averlo letto, però ricordo dentro una cosa, da qualche parte volendo. Poi abbiamo l'altro Assassin's Creed che abbiamo in tempi egizi, abbiamo in Egitto, in tempi dei faraoni, ed è Assassin's Creed Origins, e da come dice questo, non posso senza che tu lo poi tutto però il cartone, c'è il libretto con tutte le fotografie, le mappe, le cose, è il gioco. Questa versione qui pagata veramente poco, ma sempre a una fine. No, non mi ricordo, non mi viene mai avuto, questa alla fine avevo 30-35 euro, quindi 40 usato. E la cosa, questa poi è la versione di deluxe, che come potete vedere contiene parecchie cose. In questo gioco graficamente è veramente, anche questo qui, una cosa spettacolare. Trovarsi davanti un video, i tempi dei faraoni, dei piani, era veramente veramente molto bello, perché mi piaceva proprio lo stile di Cipro. Quindi speriamo che non casca qui tutta la piramide che sta facendo la piramide di giochi, speriamo che non cade tutto quanto. Allora, poi si continuando a caricare la batteria, perfetto, passiamo ai giochi sportivi per quanto riguarda Xbox One. Iniziamo con questi, perché questi costavano poco, perché alcuni mi piacciono il basket a me. Ed è. Allora sì, iniziamo comunque con NBA 2K14 del 2014, gioco di basket, purtroppo il gioco è in inglese. È in inglese il gioco, purtroppo. Però sarà interessante. E poi ho preso anche NBA Live 14 sperando che era in italiano, invece in inglese pure questo. Purtroppo c'è uno di questi giochi che sono in italiano, però purtroppo non ricordo. Zoom, ok, audio in inglese, testo in italiano, quindi, purtroppo, perché anche la grafica di questo, diciamo che non dico eccelsa, però è carina. E poi ho preso questo tanto per fare qualche argomento sportivo, anche se non ci ho mai giocato perché non è il mio genere, mi piace guardare le cose, e gli dico qui un ghiaccio, purtroppo c'è poco l'etichetta sul titolo. Questo gioco del 2016 NFL, il titolo ve lo dico direttamente, il titolo del gioco è completamente in inglese, non so neanche se abbia i sottotitoli italiani, non lo so. Questo gioco è di importazione, non lo so se abbia i sottotitoli in italiano. NFL lo devo provare per vedere se ci riesco a capire le cose, perché non avendo neanche il sottotitolo in italiano la vedo un po' difficile, non me lo rivendo perché le fa la cosa, quando mi rivendo anche se è difficile, quindi poi passiamo su Last giochi che abbiamo
PES 2017, diciamo che è uno dei PES più acclamati per quanto riguarda grafica e cose. Purtroppo questo PES non aveva il copyright su alcune squadre di Serie A, altre squadre ha avuto molti problemi, e per la versione per PS4 o PS3 uscirono delle patch ufficiali dove c'erano i nuovi stadi, i nuovi giocatori, i nuovi delle squadre, tanto che purtroppo di Xbox. Col cavolo, a me, da quanto so io, da quello che ho potuto leggere in internet, però l'ho preso per non avere grafico, per avere un gioco con una merda per migliorare il calcio. Quello lì, perché attualmente tutta la vita sto portando il PES, quindi la modalità di avere l'allenatore fatto totalmente con intelligenza artificiale di PES, non gioco io, non gioco, io mi occupo veramente di fare una pagina sulla miserabile, i cambi, quello lì, per quanto riguarda tutte le abilità, sono fatte dall'intelligenza artificiale di gioco, e mi piace molto così, mi piace. FIFA 2019, concorrente dell'attore con Cristiano Ronaldo, ufficiale, tutto ufficiale, tutto quanto, allora purtroppo FIFA questo l'ho comprato solamente per averlo, purtroppo i FIFA non hanno una modalità che puoi mettere che gioca solamente il computer, non ce l'hanno, solamente negli amichevoli lo puoi fare, una modalità carriera, giocatore, carriera, allenatore, non si può fare, quindi sempre giocare te. Però l'ho preso per aiuto. Poi un altro classico gioco del Formula 1, il Formula 1 2017, e questo qui di gioco vi posso assicurare che è veramente, veramente tosto, veramente, veramente difficile. Anche con gli aiuti il gioco rimane veramente difficile. Questo Formula 1 2017, a confronto di Formula 1 2022, o degli altri, questo è veramente difficile. E serie che attualmente ho interrotto quasi a finire, perché mi mancavano solamente 4-5 campionati per terminare la carriera scuderia, ed è Formula 1 2022, però l'ho attualmente interrotta, non ho detto che non la termino, perché mi mancano solamente 4-5 campionati che mi vanno a finire. Devo, come detto anticipatamente, sto cercando di trovare una soluzione per quanto riguarda di stare in contatto di Formula 1 con il volante senza utilizzare il PC in notebook, perché purtroppo il notebook posso registrare con la DS Studio, non ha un'alta risoluzione, ma 480 pixel, e a volte poi mi va, come si dice, il lag, il gioco, l'audio, quello che ho, sto trovando un attimo un'altra soluzione. Poi passiamo sempre a un classico di giochi, come lì passiamo a Dirt Rally, che devo acquistare l'ultimo Dirt Rally, che è il 2.0, devo acquistare questo gioco. Non l'ho mai provato ancora, perché questi giochi voglio giocare con il volante, come si è detto prima, sono giochi che valgono solamente per giocare con il volante, questi giochi con il pad sarebbe tanto divertente, e con un, diciamo anche un giocatore con un dischetto volante, quindi proprio di volante, è un intrigliere della Trasmaster, che è la Ferrari 465 GT, però non ha ma calibrazione, quello lì sarebbe bello giocarci con il Trasmaster 154 e 150 la PlayStation 5 e Trasmaster 240, quindi che sarebbe quello che dovrei acquistare io prossimamente. Poi andiamo con Dirt 4, gioco meno simulativo, tra il simulativo e l'arcade, e abbiamo una carriera, una modalità carriera che è molto bella, anche con le auto dell'epoca, c'è persino il 205, Renault 5,
ci sono modalità per allineare, cioè, siamo in da storia e bello, anche questo qui l'avevo cominciato a giocare, ho fatto qualche video con un volante che stavo veramente divertendo, con le auto, Cecchino, Cinque, Maggiolino, insomma, bello, 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 bello. È tra sempre di e l'arcade. Poi, totalmente arcade, ma anche a giocare anche questo tipo di volante, e ne ho visto alcuni video, mi vale veramente la pena per due piste di circuiti che c'hanno, perché sono veramente due terreni, ogni terreni, terreni, strani circuiti che c'hanno, ed è Dirt 5, acquistato questo dicembre, che avevo fatto quel regalo perché lo cercavo, eccolo qui, Dirt 5, abbiamo una fantomatica Italia di circuito, anche che non esiste, però abbiamo completamente illegale, abbiamo tutto sfide veramente da tutti, il gioco che si può giocare praticamente anche solo con il pad, si può giocare, infatti sto pensando di fare veramente un forte animatore che ho fatto con il volante, non lo so. Poi andiamo sempre, continuiamo con i novelli, non potevano mancare, io ero C9, campionato ufficiale di Pantiguarda e questo qui pure l'avevo cominciato a giocare e provarlo, è veramente tosto, bello, anche con gli aiuti, con il volante che stavo facendo, bello 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 bello, il gioco mi era piaciuto molto e non poteva che mancare, perché avevo visto negli ultimi molto appassionatamente Alex Tale, ed è WRC Generation, ultimo gioco per quanto riguarda le console di ultima generazione, perché dopo di questo è uscito WRC totalmente fatto per solamente per Serie X e Serie S, ed è stato acquistato i diritti dalla A, che sarebbe ancora. E questo gioco l'ho preso perché vedendo video di YouTube trasmessi da Alex, mi piaceva molto, mi piaceva i circuiti, la grafica, le cose che sono principalmente perché sono, diciamo, simulativo al 99%, ed è più bello giocarlo con il volante, Poi andiamo con l'unico, purtroppo, che ho, perché sto aspettando di acquistare continuo, continuo per così dire, e io ho Assetto Corsa, gioco simulativo proprio, perché io sono anche i piloti, questo gioco, e io sto aspettando di acquistare Assetto Corsa Competizione, perché Assetto Corsa Competizione si gioca solamente su circuiti reali. Anche qui ci sono, però qui hai un po' più di entry level, nel senso che hai un po' più, una mappa più libera. In questo anche qui il gioco è giocabile, consigliabile con il volante. Gioco invece che si può divertire, giocare con il volante e con il pad, che non è simulativo al 100%, diciamo un 50-40% simulativo, perché comunque l'altro è arcade, però con una bellissima panorama di storia, con filmati veri, con attori veri, è Grid Legend, eccolo qui. Gioco che secondo me ha superato le aspettative, anche se a me invece è piaciuto moltissimo, mi piace moltissimo, sto aspettando che facciano una serie, e siamo questo pilota sconosciuto che viene sostituito da una casa di loro, un incidente, che arriva a Natale, non mi ricordo tutta la storia. Ed è veramente spettacolare la grafica, i circuiti, le cose e i filmati, il colore.
magari con loro, un po' con gli altri, veramente veramente bello, virtuoso, gioco sottovalutato. Allora, un altro gioco, questo, anche questo qui è praticamente giocabile con il altro, con il Fed, ed è Raven, stile alla P5. Abbiamo degli estremi veramente. Abbiamo off-road per l'altro. Scusa, completamente in italiano anche questo qui, come dicevo, si può giocare praticamente sia con il pad che con il volante. Poi abbiamo una trilogia di giochi e diciamo che questi uno è simulativo, il secondo è arcade, il terzo l'hanno rifatto tra semi simulativo e arcade, e sono in torno di calcio. Ecco, purtroppo anche questi qui sono completamente inglese con i testi in italiano. Sono grafica bellissima, ci sono varie competizioni, io andrò a fare la competizione che andrò a fare. Io di questo nuovo c'è la corsa con il cocardo, il palco della carriera con il cocardo, il basso con il cocardo, con altri, e poi c'è questo video di più arcade, Project Cars 2, versione più arcade che hanno fatto del gioco, però sempre stesso stile per quanto riguarda grafica completamente migliorata. Anche questo, come dicevo, è totalmente in inglese con i testi in italiano. E poi l'ultimo della trilogia è quello di avviare Project Cars 3. Project Cars 3, questo diciamo che l'hanno fatto semi simulativo, semi arcade, arcade. Eccolo qui. E anche questo qui è in inglese. Con i testi in italiano, quindi è proprio classico, bellissimo gioco, e andrò a fare anche questo. Poi per terminare perché sto cercando di acquistare gli altri, e di Forza Horizon e di Forza Motorsport, che poi il 3-4 per Xbox 360, e c'è il primo per quanto riguarda il Xbox One, Forza Motorsport 5. Attualmente siamo arrivati in pari al 7 di Forza Motorsport, sto cercando di recuperare il 6 e sotto a basso prezzo il 7, che sta caro ancora. Gioco completamente, qui dice completamente in italiano, io dai video che ho visto su YouTube il gioco è in inglese con i testi in italiano, adesso non so se questa versione fosse italiano, quindi c'è completamente in italiano, io mi aspetto che anche l'audio sia in italiano. Quindi vediamo un po' il gioco, la grafica sono veramente bellissimi, il Ferrari, come dire, un gioco ed è un gioco che io giocherò prossimamente, lo giocherò forse in modalità arcade, quello di anche perché è bello far vedere solo le automobili, quello là, e sto cercando di acquistare il primo addirittura il set di questo. Ok, partiamo all'ultimo gioco, abbiamo terminato questa carellata di giochi e andiamo, ritorno. Ok, vi eccomi ritornato qui da voi e continuiamo con la Xbox 360, da prima abbiamo saltato questi giochi UFC
gioco per quanto riguarda i combattimenti in gabbia, tipo di wrestling, ovviamente, come gioco carino, carino. Poi abbiamo NBA Live 2007, che sto in fissa io con il basket, purtroppo mi becco solamente con l'audio inglese, abbiamo riuscire a trovare uno solo in italiano. Di solito lo faccio vedere così. Abbiamo FIFA 2017 e PES 2015. Trovate il video del campionato modificato di allenatore sui canali YouTube. Trovate questi la custodia originale dell'allenatore, devo fare così. Poi, gioco di combattimento, abbiamo Street Fighter, bellissimo, Street Fighter, eccolo qua, poi non poteva mancare, dico, Tekken, Tag Tournament 2. E di questo qui già ho registrato alcuni video, li porterò sul canale giochi come Mortal Kombat, Pixel, questo qua come giochi, diciamo, fattuali. La grafica dei modelli femminili. Poi abbiamo, che purtroppo questo gioco non è stato prodotto in italiano, invece il video sì, ed è Injustice House, eccolo qui, dove siamo dei nostri personaggi del DC Comics, il nostro gioco ucciderà Lois Lane, una bomba atomica Metropolis, il nostro buon Superman sarà più tanto buono, ma diventerà cattivo e andrà a vendicarsi contro il nostro eroe Batman, sarà contrario a questa cosa, si porterà in tentazione di una Justice League buona e una Justice League cattiva, per modo di dire cattiva, però si schiereranno alcuni eroi, Aquaman, Freccia Verde, Wonder Woman, Cyborg, dicendo via contro Batman, e altri andranno con la fazione di Superman. Purtroppo questo gioco, come dicevo, con i testi in italiano, però sicuramente porterò sul canale YouTube lo stesso, perché ho portato uno, è caduta tutta la fila di gioco, è caduta, me lo immaginavo, per non essere morto. E come dicevo, trovate la saga completa, la storia completa anche con il finale cattivo sul mio canale YouTube, Injustice 2, il continuo, dopo che Batman è uscito, il Batman della nostra era è riuscito a sconfiggere, a imprigionare, a catturare il grande libro Batman, dove si trova Superman cattivo e imprigionato. In questa storia vediamo Supergirl, che uccide da Krypton durante l'invasione di Brainiac, e la mamma di Supergirl, la mamma sulla terra, si vede contemporanea rimane intrappolata per parecchi anni un'altra dimensione, un'altra cosa, che non riesce a scappare, oppure, capito? Trovato, non riesce a scappare ed arriva sulla terra, ma trova, viene trovata, ah sì, viene trovata nel gioco da Shazam, viene trovata, no, è da Black Adams, pardon, pardon, viene trovata da Black Adams e Wonder Woman, e loro,
si erano nascosti dopo la fine del primo gioco, perché loro si erano schierati dalla parte di Superman, erano diventati cattivi, e Superman viene tenuta da loro mentre Superman si trova in prigione. Quello là è nel gioco Brainiac, che per dare la caccia di tutti gli anni che ha vissuto, di sapere di Superman, raggiunge la Terra e vuole conquistare la Terra, distruggere la Terra, Brainiac. Quello là. E la Justice League si va a riformare, sempre il Batman, ma ci sarà poi in finale anche sorpresa, perché c'è il giovane. Questo qui c'è il finale cattivo, dove vediamo Batman diventare di altro. Quello lì. E poi non poteva mancare, questa è una serie che io sto cercando di recuperare per Xbox One, che è la serie di Batman Arkham. Quindi abbiamo Batman Arkham City, al suo interno abbiamo Batman Arkham Asylum, quello lì che ne mancherebbe, il primo mancherebbe il Arkham City alla luce. Quindi me la sto cercando di recuperare la trilogia di questa serie per Xbox 360, per Xbox One. Perché qui per Xbox One è l'ultimo episodio, Batman Arkham Knight, che la degna conclusione della trilogia, che poi non è più una trilogia ma una quadrologia, perché sono quattro giochi, dove tu vestirai i panni di Batman, insomma, poi diventare tutto bella la storia, anche quella stata per Xbox 360 è bella, però se riesco a recuperarla per Xbox One sarebbe molto molto meglio. Poi andiamo con un altro classico di giochi basati sui film, che a me sinceramente mi è piaciuto e non piaciuto, ed è Avatar, il gioco. E niente, però tutti conoscete il film, questo è il serio che vi ho presenti, quello lì. Poi abbiamo un altro basato sempre sui film, con una grande saga, lunga saga, di James Cameron, Terminator. Abbiamo il gioco del film Terminator Salvation con Christian Bale, se non sbaglio. Christian Bale nel film vestito in panni di John Connor. Gioco che questo qui lo devo ancora giocare, lo devo. Mi pare che Salvation era con Christian Bale nel film. E il film sinceramente non mi ha fatto impazzire più di tanto, solo Cyber. Questa che vedete è la serie televisiva di Terminator di Sarah Connor, serie caruccia, io ce l'ho interamente, serie carina, però ha un suo finale ed anche un suo perché. E poi abbiamo sempre per Xbox 360 un classico GTA 4, e qui GTA 4 serie bestseller, con dentro la mappa, quanto adesso attualmente sto giocando le serie di Xbox 360 GTA 5, devo registrare anche parecchi episodi registrati, non so se ancora li pubblicherò, vediamo anche il numero se pubblicherò. E poi torniamo sempre per GTA 4, è uscita questa DLC, fatto per un gioco per GTA, episodi from Liberty City, che sono tre storie separate dalla storia principale, due giochi con due storie separate, come dice qui, questa originale GTA 4 originale, quello lì. E niente, questi qua mi pare che sono terminati i giochi, sì, sono tutti terminati, e questa qui era la mia collezione privata per quanto riguarda i giochi PS2, PS3,
Xbox 360 e Xbox One. Spero che vi sia proprio tutti questi giochi che vi piacciono. Molti di questi andranno in mio canale di YouTube, quindi però dal controllo da serie TV, quello lì, e vi saluto, un bacione, vi appuntamento ai prossimi appuntamenti con il mio canale YouTube, seguitemi anche sul mio canale Facebook, quello lì sul mio TikTok, un bacione, ciao a tutti, arrivederci.